Donatella diceva che funzionava quello. Se ci accomodiamo. Perché le slide si vedono. Da Rocchettona, no, sì, benissimo. Grazie. E bisogna avere un accoppiamento urgente. Grazie. Vogliamo cominciare anche se per Paolo sta facendo l'intervista, per questo sono bloccato. Sono rimasta così dicendo che facciamo, cominciamo con lui che fa l'intervista. Eccoci. Bene. Buongiorno a tutti, grazie a tutti i presenti e grazie alle autorità che non ci fanno mai mancare il loro supporto nei momenti così importanti per la nostra comunità. Io sono qui in veste di moderatrice, sono tra il vecchio e il nuovo, non so come sentirmi, ovviamente per me è un onore in questo momento presentare questo passaggio di consegne tra quello che è stato il mio rettore e che ho avuto l'onore di seguire per questi sei anni importantissimi, sei anni pieni di successi che appunto fra un po', molto brevemente, il magnifico rettore Ricci ci esporrà. E quindi io, avendo ringraziato tutti, do subito la parola al magnifico rettore professor Maurizio Ricci per un breve excursus di quelli che sono stati questi sei anni di mandato, per quanto mi riguarda particolarmente entusiasmanti. Grazie, magnifico, prego. Allora, grazie molto. Allora, siccome il prorettore vicario mi ha detto ben due volte breve, significa che se non farò un intervento breve poi mi toglierà la parola, questo è il rischio. Allora, cercherò di essere breve, vorrei fare proprio una sintesi sui punti essenziali del rettorato nel corso dei sei anni e mi manterrò sui 15 minuti, ho attivato ovviamente il cronometro davanti a me e quindi così posso seguire. Questi sei anni sono stati un viaggio e, come ho ricordato nell'ultima inaugurazione, penso che comunque la storia finisca, qualunque sia il momento in cui decidiamo che la storia possa considerarsi conclusa, ci accorgiamo che non è verso quel punto che portava l'azione del racconto, che quello che conta è altrove e ciò che è avvenuto prima. Storie quindi di persone, discorsi quotidiani, conversazioni, incertezze, letture, desideri, timori, prove, scelte, lotte, cambiamenti di chi quel viaggio ha condiviso per un sogno collettivo che valsa tutta l'acqua da attraversare. Un viaggio con accanto sempre le nostre studentesse e i nostri studenti,
a cui io ho dedicato il mio mandato. In questo percorso parto da un dato, dal dato di bilancio, perché è importante ovviamente partire dal dato di bilancio. Come è noto, il sistema universitario italiano è stato caratterizzato da un forte taglio di bilancio nel corso degli ultimi 8-9 anni. Siamo partiti però noi da un FFO, l'FFO lo spiego a beneficio di tutti, soprattutto delle autorità civili, militari e religiose che sono qui presenti e che ringrazio in modo non formale. Noi siamo partiti, l'FFO che cos'è? Il Fondo di Finanziamento Ordinario, è quello che fa vivere l'Università di Foggia e fa vivere tutte le università italiane insieme con la contribuzione studentesca e altri proventi, ma la voce fondamentale è l'FFO. Noi siamo partiti da quasi 35 milioni, siamo arrivati a oltre 41 milioni nel 2018, quello del 2019 deve essere ancora versato da parte del MIUR. Nonostante ci sia stato un taglio di circa il 20% a livello nazionale, noi abbiamo incrementato l'FFO del 18%. Questo grazie soltanto all'azione che noi abbiamo condotto, non alla mia personale azione, attenzione, grazie all'azione della comunità universitaria, personale docente, personale tecnico-amministrativo e studenti, che io veramente e sinceramente desidero ringraziare per i risultati. Seconda slide, risultati degli indicatori UNIFG. L'Università di Foggia, come tutte le università, sono controllate dal Ministero e ci sono tre indicatori, di cui soprattutto il primo è fondamentale. E qual è il primo indicatore? Sono le spese di personale, cioè le spese del personale docente tecnico amministrativo rispetto alla FFO. Qual è il tetto? Qual è la soglia? È l'80%. Più si supera l'80%, peggio è, significa è un pessimo indicatore di bilancio. Più si scende rispetto all'80% e meglio è. Bene, noi siamo partiti nel 2013 e avevamo l'85,06%. Eravamo in una situazione di criticità insieme con altre 5 università e una di queste 5 università è in dissesto finanziario. Adesso siamo scesi, ultimo dato certificato, al 70,04%, cioè siamo diminuiti di 15 punti percentuali. Dico soltanto, cito un dato, ho verificato proprio ieri la situazione di tutti gli Atenei nel 2013 e nel 2019. Possiamo dire che siamo fra le 5 università che hanno ottenuto la migliore performance a livello nazionale. Quindi questa è una performance particolarmente importante e dirò un nonostante, spiegherò perché nonostante. L'indebitamento era abbastanza basso, 4,35%, siamo scesi all'1,79%. L'ISEF è molto importante, è l'indicatore di sostenibilità economico-finanziario. Eravamo, la soglia è l'1%, eravamo allo 0,95%, siamo all'1,16%, quindi questo è un fatto estremamente positivo. Perché ho detto prima nonostante? Ed è spiegato perché i risultati che noi abbiamo ottenuto, li abbiamo ottenuti nonostante il limitato turnover del personale e nonostante il modesto apporto della contribuzione studentesca alle entrate. Mi spiego subito. Negli anni successivi, per quanto riguarda il personale docente, la maggior parte delle università è potuta diminuire tranquillissimamente per un motivo molto semplice, perché è drasticamente diminuito il numero del personale docente. Nel nostro caso, fortunatamente aggiungo io, eravamo 355 nel 2013, siamo 348 oggi. Quindi c'è stato un calo modestissimo del personale docente, soltanto 7 unità. Cito un altro di questi Atenei virtuosi, che è un Ateneo un po' più piccolo rispetto al nostro, che è l'Università di Urbino, nel frattempo ha perso circa 40 docenti. E i docenti sono quelli che hanno un costo ovviamente del lavoro maggiore. C'è stato un calo invece maggiore per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, ma quello che incide in misura maggiore è sicuramente il personale docente. Dicevo, aver ottenuto quel risultato del taglio, del calo del 15 punti percentuali, nonostante il personale, a questo punto principale, quello che costa di più, il personale docente, è rimasto invariato, e attenzione, contribuzione studentesca. Nonostante la contribuzione studentesca dell'Università di Foggia sia fra le più basse, è più bassa del 50% rispetto alla media nazionale
è più bassa del 21% rispetto a quella meridionale e più bassa del 22% rispetto alla media pugliese. E così si può capire anche, andando al dato successivo, al turnover in Italia e a Foggia, che noi siamo partiti nel 2013, avevamo i punti organico, spiego non a beneficio dei colleghi, ovviamente che lo sanno perfettamente, ma soprattutto delle autorità. I punti organico sono fondamentali per poter bandire dei concorsi, quindi per sostituire anche pensionamenti. Noi nel 2013 avevamo uno 0,92. Ricordo a beneficio di tutti che per bandire un concorso di prima fascia occorre un punto organico. Abbiamo progressivamente migliorato e quest'anno per la prima volta abbiamo ottenuto un numero di punti organico, ne abbiamo persi 12, ne possiamo bandire per 13,4, cioè per la prima volta abbiamo superato il tetto del 100% grazie all'azione che collettivamente noi abbiamo promosso. L'andamento dei punti organico è anche facilmente riscontrabile nella slide successiva, che è un grafico velocissimamente. Quali sono stati anche i segreti? Come mai noi ne abbiamo potuto bandire molti concorsi? Una chiave di volta è stata rappresentata dai finanziamenti esterni. Ora, senza scendere nello specifico, abbiamo ottenuto finanziamenti esterni da Casa Sollievo della Sofferenza, dal CROB di Rio Nero, dalla Regione Basilicata, dall'ASL di Barletta Andrea Trani, un finanziamento specifico per 4 upgrading per quanto concerne agraria. Il totale, ma soprattutto abbiamo ottenuto un grande successo lo scorso anno nella legge 44 del 2018, per effetto della quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 19.500.000 euro. Qual è stato il totale? Non scendo nei dettagli, andiamo al totale. Abbiamo ottenuto 4 posti di upgrading di professore associato per agraria, 14 posti di professore ordinario e 27 posti di professore associato per l'area medica, cioè per i due dipartimenti medici, e in più abbiamo un ottimo residuo dove, a seconda di come venga utilizzato, orientativamente possiamo bandire ancora una ventina di concorsi se siamo in presenza di upgrading che si risolveranno in upgrading. Quindi significa soltanto per l'area medica circa una 60 di posti. Penso che questo sia un unicum a livello nazionale, non penso che ci siano casi analoghi in altre università, perfino a Bologna che ha avuto moltissimi punti organico, non c'è una situazione ovviamente di questo tipo. Andando avanti, abbiamo lavorato moltissimo, io non cito le mie bravissime delegate e bravissimi delegati, dico prima delegate perché effettivamente io ho fatto una scelta molto al femminile, nel senso che più di 2/3 dei miei delegati sono donne. In questo caso abbiamo lavorato molto anche sul recupero dei crediti, abbiamo ottenuto, ma il dato non è nemmeno definitivo, nel corso dell'ultimo triennio quasi 16 milioni di euro di crediti incagliati e recuperati. Ma dove abbiamo lavorato moltissimo? Abbiamo lavorato moltissimo sugli immatricolati, modificando l'offerta formativa, che adesso anche vedremo come. Siamo passati stabilmente da 1515 unità di nuove matricole, l'anno scorso a 3161, in questa università c'è la tradizione che ci si immatricola fino alla fine di dicembre. I dati che noi abbiamo oggi in nostro possesso ci dicono che siamo in vantaggio di oltre 300 unità rispetto ovviamente allo scorso anno. Quindi una previsione realistica è che chiuderemo a 3500, quindi abbiamo più che raddoppiato il numero degli immatricolati. Ma per fare che cosa? Abbiamo puntato, ed è appunto la slide successiva, sull'attivazione di nuovi corsi di studio, non li sto a indicare tutti. Hanno tutti un minimo comune denominatore. Il minimo comune denominatore è rappresentato dalla occupabilità e dalla serietà e qualità ovviamente dei nuovi corsi di laurea. L'occupabilità è stato un elemento per noi fondamentale. Non abbiamo creato corsi di laurea con scarsi sbocchi professionali e quindi abbiamo radicalmente rivisto l'intera offerta formativa. Qui posso fare anche un nome del delegato, perché poi sarà anche il mio successore, che è il professor Pierpaolo Limone. Lo faccio sotto due profili, mi ha dato una grandissima mano ovviamente sulla nuova offerta formativa e slide successiva
sull'attivazione del centro e-learning di Ateneo. Non casualmente nel 2013, io sono come noto di area giuridica, non sono particolarmente esperto sulla formazione a distanza, però sapendo che il professor Pierpaolo Limone era un studioso molto bravo anche dell'e-learning, gli conferì una delega di delegato alla didattica e all'e-learning. E faccio due esempi, due battute. Ha subito attivato un centro e-learning di Ateneo molto valido e, pagina successiva, EduOpen. È un consorzio nel quale l'Università di Foggia è capofila e in questo caso il merito è del professor Limone, infatti si vede la foto al centro. E ricordo anche, così se vogliamo buttarla sul piano degli aneddoti, una telefonata un 23 dicembre alle ore 21:30 in cui il professor Pierpaolo Limone mi telefona e mi dice: senti, c'è una possibilità di presentare un'offerta per quanto riguarda una formazione a distanza per la progettazione dei MOOC, la presentiamo? Io dissi sicuramente e abbiamo vinto e siamo capofila di un gruppo di oltre 20 università nazionali e questo è molto importante, con collegamenti anche con università internazionali. Abbiamo lavorato moltissimo sull'alta formazione e sull'alta formazione mi piace sottolineare, per quanto riguarda ovviamente l'attività di docenza di sostegno. Noi abbiamo ottenuto, grazie anche così, un'ottima politica, abbiamo fatto in sede CURC, il CURC è il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento, abbiamo ottenuto sostanzialmente 600 posti, che è quasi il numero pari a quello delle due università della regione Puglia, cioè Salento più Bari. E fra l'altro abbiamo molti idonei e aggiungo, gli idonei hanno serissime possibilità di avere la chance da parte del Ministero, perché c'è una forte carenza a livello nazionale, c'è una carenza e ci sono 70.000 docenti che insegnano pur non avendo questi requisiti. Quindi sono esempio concreto di un'attività che darà occupazione, darà lavoro. Altra chiave di volta fondamentale è stata l'internazionalizzazione. Sotto questo profilo abbiamo aumentato moltissimo sia quella in entrata sia quella in uscita. Eravamo agli ultimi posti a livello nazionale e il dato, lo si vede ancora meglio nel slide successiva, ci posizioniamo a quel livello. Ovviamente nei primi due posti sono le università per stranieri, questo mi sembra abbastanza scontato, non si può competere con le università per stranieri, lì è obbligatorio che tutti gli studenti debbano andare all'estero ovviamente, se no non si possono laureare. Quindi ottenendo una notevole performance e abbiamo puntato sull'internazionalizzazione anche per quanto riguarda un forte incremento della mobilità docenti in entrata e in uscita e a questo punto abbiamo fatto un investimento. Nel 2013 non era facile fare gli investimenti, nel 2013 e 2014, ma abbiamo dimostrato che con un piccolo investimento di 100.000 euro, solo 100.000 euro investiti dal nostro Ateneo, ha funzionato, gli economisti parlerebbero di moltiplicatore degli investimenti, come un vero e proprio moltiplicatore degli investimenti. E quindi a questo punto il servizio si autoalimenta tranquillissimamente. Un altro punto che mi piace veramente molto sottolineare, e qui è soprattutto merito della delegata, la doppia carriera studente-atleta. Siamo stati i primi a livello nazionale, poi molti altri Atenei ci hanno seguito. Siamo i primi ad aver sviluppato la doppia carriera studente-atleta. Prevalentemente sono iscritti al corso di laurea in scienze delle attività motorie sportive oppure scienze tecniche delle attività motorie, che sono la laurea triennale e la laurea magistrale, però abbiamo anche degli studenti iscritti in qualche altro corso di laurea. E questo è molto importante perché noi abbiamo attratto ovviamente anche dall'esterno, così come nell'offerta formativa abbiamo attratto moltissimo anche studenti da altre province, questa è una provincia di cerniera come io dico sempre, e li abbiamo attratti anche da altre regioni. Così come grazie a quegli investimenti che abbiamo ottenuto in precedenza abbiamo puntato moltissimo a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria. Ecco, su questo punto desidero proprio richiamare la vostra attenzione. È il servizio che noi possiamo rendere a favore ovviamente della collettività, puntando a un forte miglioramento ovviamente della qualità dell'assistenza sanitaria che gli ospedali riuniti o Policlinico di Foggia possono tranquillissimamente offrire. Ovviamente qui il merito è tutto ovviamente dei colleghi docenti dell'area medica,
io ho soltanto ottenuto i finanziamenti che hanno consentito ovviamente gli upgrading. Terza missione, trasferimento tecnologico, spin-off. Avrei ancora moltissimo da dire, ma il tempo corre inesorabile. Del slide successiva mi interessa sottolineare sostanzialmente due elementi. L'investimento nel sistema bibliotecario, abbiamo anche vinto un finanziamento molto ricco di oltre 1.500.000 euro, siamo stati i primi a livello regionale rispetto a tutte le altre università pugliesi per la qualità ovviamente del nostro progetto. E poi mi piace sottolineare le core facilities, sono pochissime le università italiane che dispongono di core facilities presenti sia a medicina sia ad agraria. Mettere a disposizione laboratori, strutture, attrezzature non monopolizzate dal singolo docente ma a disposizione di tutti. Questo consente ovviamente una maggiore facilità per la produzione di articoli scientifici ed è anche uno dei motivi che noi abbiamo tenuto ben presente, perché il famoso fondo di finanziamento ordinario viene sempre più erogato anche su quote variabili, cioè gli atenei vengono concretamente valutati sulla base dei meriti concretamente ottenuti, specie sul piano della ricerca scientifica. Terza missione, abbiamo svolto un ruolo veramente molto importante e qui mi piace soprattutto una declinazione, la declinazione che noi abbiamo fatto per quanto riguarda la legalità e la lotta alla mafia. Per me questo è un approccio fondamentale. Ricorda giustamente Papa Francesco, l'università quale presidio di legalità, contribuendo a liberare il territorio, come dice testualmente Papa Francesco, da quell'illegalità che afferra e avvelena l'individuo e la società. O come ricordava molti anni or sono Piero Calamandrei, un eccellente giurista, la legalità è condizione di libertà, perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, la certezza del diritto. O come ricordava il compianto magistrato ucciso dalla mafia Antonino Caponnetto, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa. O come ricordava Paolo Borsellino, la lotta alla mafia non può essere solo un'opera di repressione, movimento culturale e morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a far rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza e della complicità. E su questo terreno noi siamo stati molto presenti e qui consentitemi un ringraziamento anche a un delegato che a questo punto è professore ordinario in un altro ateneo, Cristoforo Pomara, è stato il promotore del Festival della Ricerca dell'Innovazione, che non era soltanto un'occasione per una diffusione della ricerca scientifica, per cui abbiamo avuto per esempio il premio Nobel per l'economia Michael Spence, oppure Riccardo Dalla Favara, un eccellente studioso italiano che lavora negli Stati Uniti, ma al centro, scritto Teresa Principato, era una delle partecipanti alla tavola rotonda in cui hanno partecipato tutti i PM impegnati nella lotta alle differenti mafie. Oppure, slide successiva, l'anno seguente, la giornata di studio Piombo Rosso Sangue, in quale abbiamo invitato i figli dei giornalisti uccisi dalle differenti mafie, o ancora l'incontro con Roberto Saviano. Questo è un territorio difficile sicuramente, ma 1.200 persone fisicamente presenti, in larga misura nella nostra Aula Magna, c'erano circa 700 persone soltanto nell'Aula Magna, e altre 500 collegate nelle aule in streaming di economia, a mio avviso è un dato estremamente positivo, estremamente importante per questo territorio. Non bisogna mai rassegnarsi, ma bisogna lanciare un messaggio molto forte e in positivo. Ricordo poi lo scorso anno anche le iniziative che sono state promosse per quanto riguarda la manifestazione nazionale di Libera, i 100 passi, percorso culturale verso una nuova idea di legalità, con una pluralità di iniziative che hanno riguardato ovviamente tutti i dipartimenti, con la manifestazione nazionale conclusiva. E come ricorda Luigi Ciotti, che è un nostro laureato honoris causa in giurisprudenza, l'ho proposto io nel 2007, la lotta contro la mafia in Italia vuol dire tre cose: scuola, cultura, che sono le nostre funzioni genetiche, lavoro. Noi non possiamo dare lavoro, però che cosa abbiamo fatto? Ed è a questo punto veramente la mia ultima slide, anzi penultima slide. Abbiamo creato lo scorso anno il Salone del Lavoro e della Creatività e lo abbiamo appena terminato alla seconda edizione quest'anno. Io posso fornire i dati relativi alla prima edizione.
oltre 6.000 colloqui di selezione. Ci sono state oltre 250 assunzioni. Quest'anno c'è stato un successo analogo, sulle assunzioni non posso fornire i numeri perché li fornirei abbastanza a casaccio, però c'è stato un grosso successo. La nostra iniziativa è stata ripresa anche dalle TV nazionali, abbiamo avuto anche un buon servizio su Report, che è un'importante trasmissione televisiva. Ora, tutto questo ne è valsa francamente molto la pena, perché noi dobbiamo occuparci sempre di più non soltanto di quella che è la nostra funzione genetica, il placement all'ingresso, ma anche del placement in uscita, perché diventa fondamentale, sarà quel quid in più. Noi desideriamo che le nostre laureate, i nostri laureati possano trovare un impiego, un'occupazione in questo territorio per far crescere positivamente questo territorio. Questa è la nostra missione. E lo ripeto, siamo una provincia riccioniera, provincia di Poggio e nell'ambito della regione Puglia ovviamente, come è noto non scopre evidentemente l'acqua calda, però è al confine con la Basilicata, è al confine con il Molise, è al confine anche con la Campania, quindi possiamo svolgere una funzione anche attrattiva. Una università sempre più impegnata sul tema della lotta contro la mafia, a favore del lavoro e direi a favore della sostenibilità. Ed è la ultima slide, un'iniziativa promossa, siamo stati il primo Ateneo in Italia ad aderire al plastic free, cioè di liberarci dalla plastica, siamo stati il primo Ateneo, c'è stata poi un'adesione ovviamente da parte della Giunta della CRUI e tutte le università italiane hanno aderito a questo protocollo. Ora, a questo punto ho terminato. A dire la verità ho splafonato in termini di minuti rispetto ai 15 che ho detto all'inizio, spero di non aver disturbato o annoiato nessuno. Desidero veramente rivolgere un grosso ringraziamento a tutta la comunità. Grazie. Grazie, magnifico. Chiaramente non avrei mai osato interromperti se avessi fatto un intervento più lungo e sono orgogliosa di avere contribuito, se ho contribuito anche in piccolissima parte, a questi che sono successi, che sono veramente sotto gli occhi di tutti. Se i due magnifici mi consentono, vorrei ringraziare per la presenza e salutare il nostro primo rettore, il primo rettore dell'Università di Foggia, professor Antonio Muscio. Se vuole dire una parola, mi dispiace, l'ho colta di sorpresa, non lo sapeva che l'avrei salutato e ringraziato. Mi guarda male. No, assolutamente. Niente, per me è un'emozione essere presente oggi. Stamattina qualcuno mi faceva notare il terzo passaggio di consegna al quale assisto Maurizio, ma io mi auguro di assistere ancora a qualcun altro. Grazie e passo adesso la parola al nuovo magnifico, al magnifico eletto. Sì, certo. Scusatemi, un fuori programma, non per togliere la parola al rettore eletto, mancherebbe altro. Ma veramente, ho detto a tutta la comunità, ci sono alcune persone che sono state particolarmente vicine durante il mio rettorato. E la prima persona, scusatemi, mi dovete consentire proprio l'eccezione, è Milena Sinigaglia, ovviamente.
Ringrazio ovviamente tutti i prorettori che si sono alternati, da Gianni Cipriani, Isabella Lo Iodice, Mauro Romano che oggi non poteva oggettivamente essere qui, tutte le delegate e delegati, perché senza ovviamente il loro intervento non sarei stato in grado di raggiungere quei risultati, i direttori di dipartimento, perché poi il metodo che abbiamo seguito è stato quello di condividere le scelte, lo dico sempre a beneficio di, non tanto della comunità interna quanto degli ospiti. In concreto il rettore, secondo la legge, ha il potere di proposta sia in senato accademico sia in consiglio di amministrazione. Io su tutte le questioni di una qualche rilevanza, tranne proprio le questioni routinarie, ho sempre convocato una riunione dei direttori di dipartimento, condividendo con loro le scelte. Quindi quando io ho fatto delle proposte, non sono mai state le mie proposte personali in qualità di direttore pro tempore, ma sono state le proposte dei direttori, che io esprimevo ovviamente perché sono un rettore pro tempore, ma è stato un coinvolgimento di tutti e sei i direttori di dipartimento. E quindi lancio anche così un messaggio, le votazioni sono terminate, quindi a questo punto auspico che ci sia un forte compattamento del nostro Ateneo, c'è il nuovo rettore eletto al quale veramente devo andare avanti per il futuro, starò zitto Pierpaolo, non c'è alcun problema, un ringraziamento molto particolare, consentitemelo anche, alla dottoressa Teresa Romei, direttore generale del nostro Ateneo. Per direttori di dipartimento intendo sia quelli attualmente in carica, sia quelli che sono stati in carica in precedenza. Tra le persone in piedi vedo per esempio Aldo Ligustro, mio carissimo amico ovviamente, ma ricordo ovviamente anche Marcello Marin, cioè i direttori che si sono alternati nel corso degli anni. Come è noto si possono fare soltanto due mandati di direttore di dipartimento. Le delegate e i delegati che mi hanno seguito, un ringraziamento molto particolare lo farei alla Curia e in questo caso innanzitutto a Sua Eccellenza il nostro Arcivescovo e poi anche a Don Bruno che ci ha sempre seguito. Un ringraziamento anche molto particolare perché ogni volta che avevo qualche problema su profili di diritto amministrativo mi rivolgevo ad Enrico Foglieri, i cui consigli sono sempre stati estremamente preziosi. Spero di non dimenticare nessuno, ma veramente le persone che ho citato sono state quelle assolutamente fondamentali, però dopo aver parlato ovviamente di tutti, dei delegati, ricordo anche, noi abbiamo avendo due dipartimenti di area medica, abbiamo una struttura di raccordo che su mia proposta all'epoca feci chiamare facoltà, se no stava passando una proposta di scuola, per me la scuola, senza nessuna offesa, ha una tradizione nei paesi anglosassoni. In Italia quella che ha tradizione è la facoltà universitaria e quindi ricordo i due presidi, il precedente preside professor Delle Noci e l'attuale preside Gianluigi Vendemiale e tutte le delegate e tutti i delegati. Ecco, a questo punto corro il rischio di dimenticare qualcuno, me ne scuso, ma un ringraziamento specialissimo agli studenti. Questo è l'ultimo ringraziamento che desidero fare. Perché gli studenti sono il nostro futuro, sono la futura classe dirigente e devo dire la verità, ho sempre dialogato più che positivamente con gli studenti, anche quando sono stato criticato, però ho ricevuto in positivo i suggerimenti degli studenti, abbiamo risolto, abbiamo anche fatto, che non era facile in certi periodi dell'anno e certi anni, investimenti anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo speso oltre 4 milioni di euro, che vi dico dal nostro bilancio non è facile prelevare e togliere 4 milioni di euro per migliorare ovviamente le strutture edilizie. Insomma, abbiamo ottenuto un grande successo, lo ripeto, non è un mio successo individuale, assolutamente no, è un successo collettivo che io devo a tutta la comunità universitaria, personale docente, tecnico amministrativo e soprattutto un
ringraziamento speciale appunto ai nostri studenti. A questo punto mi taccio e ridò la parola alla nostra moderatrice. Ho commesso un errore, io faccio sempre delle gaffe, lo dico con molta sincerità. Un ringraziamento ai rettori che mi hanno preceduto, uno speciale a Nino Muscio, lo dico con molta franchezza. Adesso se non mi ritoglie la parola. No, c'è una battuta che Giulio non è presente, ma ci ha mandato un messaggio di saluto, forse lo puoi dire tu. Se non lo dico io, il rettore, prendo direttamente la parola. Sì, teniamo la stretta. Il rettore Volpe, perché noi siamo una piccola, giovane università, come sapete, questo è il terzo passaggio di consegne, come giustamente sottolineava il professor Muscio, quindi c'è stato il professor Muscio, il professor Volpe, il professor Ricci e adesso la staffetta tocca a me. Giulio Volpe oggi non è presente perché era impegnato in attività di ricerca fuori, ma manda chiaramente un messaggio di saluto a tutti noi e si dispiace per non essere qui con noi, ma insomma cioè, festeggia da qualche altra parte mentre sta lavorando insieme a noi. Oggi, grazie da parola, oggi siamo qui per il passaggio di consegne, quindi una giornata di festa e di ringraziamenti, evidentemente. Abbiamo sentito molti ringraziamenti fatti dal rettore, mi associo a tutti questi ringraziamenti, ringrazio tutti voi per essere qui. Io non ricordo sinceramente cerimonie di passaggio di consegne così come dire, numerose, così frequentate come questa. Credo che sia un bel segnale perché qualsiasi azione intendiamo intraprendere nei prossimi anni dovrà essere un'azione collegiale, costruita all'interno della nostra comunità con la capacità di aggregare che le università hanno, partendo dal loro interno e poi aggregando le forze migliori del territorio. Uno dei temi chiave sui quali ci piacerebbe lavorare e sui quali probabilmente lavoreremo sin dal mese di novembre, dicembre, sarà il tema della legalità. Stiamo già pensando a un importante evento, che però i dettagli ve li daremo più avanti, appunto perché stiamo cercando di definire il programma, un importante evento su questo tema che coinvolgerà l'intera cittadinanza e poi coinvolgerà con un progetto più ampio tutte le scuole. Sappiamo che negli ultimi mesi abbiamo vissuto delle vicende che insomma, non vorremmo che in alcun modo caratterizzassero la vita della nostra città. Noi siamo molto meglio di come ci raccontano a volte le storie dei giornali e quindi sono convinto che possiamo costruire insieme un processo importante sul tema della legalità. Però ovviamente questa è terza missione, cioè è uno degli obiettivi di responsabilità sociale che noi riteniamo di dover perseguire come comunità, non solo appunto come rettore, ma tutti noi individualmente come comunità siamo coinvolti, ma è appunto la terza missione. I primi due elementi sui quali lavoreremo sono la ricerca e la didattica. Ricerca e didattica caratterizzano le università, noi abbiamo ottenuto quei risultati che sono risultati eccezionali, il rettore l'ha detto molto chiaramente, e che come dire, ci danno una responsabilità enorme perché riceviamo un Ateneo in salute con dei dati finanziari buoni, grazie al lavoro fatto dal CDA, dagli organi accademici, dal rettore, eccetera. Ma ovviamente abbiamo la responsabilità di partire da questo Ateneo che è in salute per costruire un futuro, un progetto, una strategia per migliorare ancora di più questi dati e soprattutto per fare le scelte giuste per gli studenti. L'ha ricordato anche il rettore Ricci, noi siamo qui, esistiamo perché ci sono gli studenti che si iscrivono. Se quei dati fossero stati all'opposto, se noi avessimo perso 1000 studenti invece che guadagnato 1000 studenti, probabilmente oggi non staremmo, sicuramente non saremmo qui a festeggiare, ma probabilmente staremmo a discutere proprio della nostra sopravvivenza come Ateneo. Noi esistiamo perché gli studenti scelgono di iscriversi alla nostra università, gli studenti sono essenziali. Quindi tutte le nostre politiche avranno al centro l'interesse dello studente, a partire dalla didattica. Noi, tutti gli Atenei, nella tradizione degli ultimi 40 anni, hanno fatto scelte sulla didattica che avevano prevalentemente al centro le esigenze del docente.
esigenze legittime, ma esigenze che nascono dai laboratori, dai contesti di ricerca, dai contesti di servizio, che in seconda istanza avevano, come dire, come interesse l'interesse precipuo dello studente, del territorio nel quale lo studente si va a collocare. Noi in questi 6 anni abbiamo iniziato una transizione, e i dati raccontano che questo progetto, che questa transizione ha avuto degli effetti positivi. Abbiamo iniziato a ripensare i corsi di studio, mettendo al centro appunto gli studenti, ascoltando il territorio, e continueremo a fare questo, lo faremo sistematicamente, con un lavoro di manutenzione su tutti i corsi di studio che noi abbiamo. Manutenzione che sarà appunto puntuale, sia in termini di ripensamento dell'offerta formativa, quindi più aderente alle richieste degli studenti del territorio, ma anche in termini di proprio didattica, di strumenti di insegnamento e di apprendimento. Noi insegniamo ancora in aule come questa, che sono bellissime, caratterizzano nell'immaginario comune l'università, ma non è, come dire, l'unico strumento, non è l'unico mezzo del quale noi disponiamo oggi per fare una didattica efficace. Possiamo fare molto altro, perché gli studenti che frequentano le nostre aule si troveranno a lavorare in un contesto nel quale saranno immersi in un ecosistema digitale, dovranno operare attraverso gruppi, dovranno saper risolvere problemi complessi, e queste dinamiche della lezione frontale non rispondono più alle esigenze della didattica contemporanea. Quindi faremo un grosso investimento sulla manutenzione dei corsi di studio, sull'ampliamento dell'offerta formativa e sull'innovazione didattica in termini di qualità dei processi di insegnamento e apprendimento. Tutto questo con gli studenti che parteciperanno ai lavori con noi. L'altro tipo di investimento importante, dicevo, riguarda la ricerca. Ecco, lì noi, devo dire, io sono molto orgoglioso di appartenere a questo Ateneo. Ricordo con emozione il momento nel quale ho preso servizio con il rettore Muscio, vedevo questa figura del rettore come qualcosa di irraggiungibile, e a pensare che adesso, 15 anni dopo, il rettore Muscio mi dà una pacca sulla spalla e mi dà l'avvio di questa nuova impresa, effettivamente mi emoziona molto. Io sono molto orgoglioso di appartenere a questo Ateneo, perché è un Ateneo dove si fa ricerca, dove abbiamo dottorati di ricerca eccezionali, dove abbiamo dottorati di ricerca industriale, dove abbiamo convenzioni con mezzo mondo. Partendo da questo, noi dobbiamo investire sulle eccellenze. Lo so che è un nome abusato, che è una categoria che abbiamo sentito dire molte volte, ma è difficile dirlo in altri termini. In università ci sono delle eccellenze, ci sono dei gruppi di ricerca che sono straordinari, e il mio compito e il compito della squadra di governo deve essere di offrire a questi gruppi tutte le condizioni per lavorare nel miglior modo possibile, ridurre gli ostacoli, trovare i finanziamenti, trovare le condizioni strutturali, offrire i servizi perché loro possano operare. Questo è sostanzialmente il nostro compito. E in più fare un lavoro di attento scouting per intercettare le risorse migliori. Risorse migliori che possono essere locali, ma io non mi affazionerei a questo termine. Qualcuno dei giornalisti mi chiedeva come facciamo a trattenere i talenti. Il problema non è trattenere i talenti, ma far venire talenti da fuori all'università. Cioè, se noi diventiamo un centro di attrazione, ovviamente se vengono studenti da altre regioni o addirittura da altre nazioni, ovviamente i foggiani si trattengono a Foggia, ma bisogna puntare a quello, non possiamo legare il foggiano a rimanere dentro l'università. È giusto che il foggiano si iscriva anche da altri posti, ma che poi torni a operare in questo territorio. Quindi lì faremo delle politiche di sostegno alla ricerca, e la prima cosa che cerchiamo di fare è creare un grant office. Ne abbiamo già parlato con il direttore generale. Un grant office è sostanzialmente un ufficio per la progettazione di bandi europei, bandi competitivi, che sarà a servizio dei gruppi di studiosi, quelli che appunto avranno le idee migliori che potranno progettare. Già oggi, in questo momento, credo che in un altro dipartimento si stiano svolgendo delle lezioni di una summer school sull'europrogettazione che ha organizzato la professoressa Piccoli. Su questo tema noi investiremo moltissimo. Visto che ho citato la professoressa Piccoli, l'altro tema è per forza l'internazionalizzazione, che sono tutti collegati tra di loro. Internazionalizzazione della didattica e internazionalizzazione della ricerca. Adesso non vi voglio tediare con l'elencazione di tutto il programma, solo una questione di metodo. Tutto quello che intendiamo realizzare nei prossimi mesi lo dobbiamo realizzare attraverso uno sforzo partecipativo. Noi pedagogisti parliamo spesso di co-costruzione delle conoscenze.
nelle epistemologie più contemporanee non si, il modello al quale noi facciamo riferimento per l'insegnamento e l'apprendimento non è chiaramente quello trasmissivo, ma è un modello nel quale le conoscenze si costruiscono insieme e nel quale i docenti hanno l'umiltà di co-costruire le conoscenze con gli studenti. Ecco, voglio traslare questo concetto al governo dell'università. Noi cercheremo di co-costruire un progetto di governo dell'università insieme, che significa un piano strategico, puntuale, dettagliato, con delle scadenze, con gli obiettivi finanziari, eccetera, eccetera, ma cercheremo di costruirlo nei prossimi 3 mesi con un ascolto, con una partecipazione molto forte di tutte le componenti universitarie e anche del territorio, che oggi vedo qui egregiamente rappresentato, e questo mi inorgoglisce, mi fa molto piacere, perché significa veramente che l'università è sentita. Tutto questo non lo posso fare da solo, certamente, sicuramente con l'aiuto del direttore generale, ma ci sarà una squadra di governo. La squadra di governo sarà composta chiaramente da 2 prorettori e alcuni delegati. Però io credo che poi la squadra di governo debba essere in qualche modo l'intero Ateneo, cioè l'intero Ateneo nella visione che noi abbiamo deve essere parte attiva in questo processo di crescita e di sviluppo, però un pezzo alla volta. Per oggi noi presentiamo i 2 prorettori ai quali chiedo di venire qui e magari dire 2 parole. Il professor Agostino Sevi, già direttore di Agraria, e il professor Beppe Carrieri della Facoltà di Medicina. Non abbiamo le sedie, sono alti e ci resterà. È vero. Se ci possiamo, se abbiamo 2 sedie. Possiamo stare anche in piedi. Tanto staremo qui brevemente. Mi fa piacere di vedere quest'aula. Nella quale ai tempi del professor Muscio abbiamo celebrato le prime inaugurazioni degli anni accademici. Mi fa piacere vederla gremita. I complimenti al professor Maurizio Ricci per i risultati che ci ha descritto di questo sessennio. Ho ascoltato con interesse, non è la prima volta che mi capita, con molta partecipazione anche il professor Limone, il nostro nuovo rettore, e devo dire che è convincente. E ritengo davvero che si possa fare con lui un egregio lavoro e che la vita di questo Ateneo nei prossimi 6 anni sarà gioiosamente animata anche da molti spunti di innovazione che mi auguro possano favorire un'azione di trascinamento nei confronti del territorio affinché si riconosca sempre di più in questa università. Questa università si riconosce già profondamente in questo territorio e da questo abbinamento penso che potremo avere grandi, grandi risultati grazie al contributo convinto di tutti i componenti della comunità di questa università. Avrete capito che oltre che come prorettori ci hanno assunto come corazzieri, sì. Agostino a me, per cui abbiamo anche un ruolo istituzionale sotto questo punto di vista da svolgere. Ma, esempio. Infatti cerco di non stare in piedi con loro due perché sarebbe imbarazzante. Siamo i nuovi corazzieri del nuovo rettore. Che cosa dire? Quando un rettore pone al centro didattica e ricerca e parla di metodi ampiamente condivisi con una metodologia didattica della quale peraltro lui è maestro, c'è poco da aggiungere. Io peraltro faccio il chirurgo e quindi come molti chirurghi sono abituato più a fare che a parlare, ed è di fatto questo il momento in cui chi esce ha giustamente il diritto e il dovere di parlare. Abbiamo sentito delle parole belle che riguardano lo stato dell'arte di questo nostro Ateneo, al quale siamo tutti quanti molto legati. Io sono arrivato qui 15 anni fa, sono professore ordinario in questo Ateneo da 15 anni, e davvero la missione di lavorare nei posti facili è facile, no? Lavorare nei posti difficili è stimolante, è eccitante. Io ho colto, venendo in questo Ateneo, in questa città, peraltro sono sposato con una donna di Foggia, i miei figli sono entrambi nati a Foggia, ho colto la sfida, la bellezza della sfida di lavorare in un posto sicuramente difficile,
ma nel quale è probabilmente più bello realizzare le cose, perché è un posto che ha bisogno di tutto quello che hai detto tu, Maurizio, è un posto che ha bisogno di legalità, è un posto che ha bisogno di cultura, è un posto che ha bisogno di ricerca, è un posto dove fare formazione per i nostri giovani è davvero una cosa bellissima, stimolante, molto stimolante. Noi ci occupiamo di medicina, facciamo i chirurghi, e vi devo dire che la emozione provata quando un anno e mezzo fa abbiamo fatto il primo trapianto di rene a Foggia, dopo averne fatti tanti in altre strutture prestigiose negli Stati Uniti e quant'altro, è stato un qualcosa di veramente magico, perché quando fai qualcosa nella tua terra, per la tua gente, in una società con delle problematiche ma in via di risoluzione come questa, davvero l'excitement, come dicono gli anglosassoni, è davvero straordinario. E questo per me è la sfida che insieme a Pierpaolo D'Agostino voglio raccogliere, ovvero la sfida di fare qualcosa di buono per la nostra terra. È chiaro, questo non è il momento in cui dobbiamo parlare noi. Noi dovremo riparlarne qui tra 6 anni, speriamo tra 6 anni, di dire le stesse cose belle che ci avete dato sentire voi sulla nostra bellissima università. Grazie ancora. Adesso la professoressa Sinigaglia ci offre il buffet. No, non è ancora il momento. Adesso è un momento simbolico, ci aspetta il momento simbolico del passaggio del sigillo dell'Università di Foggia tra il rettore uscente Maurizio Ricci e il rettore entrante professor Pierpaolo Rimone. Che responsabilità. C'è un valore simbolico ma anche sostanziale, è oro. In questo caso non è soltanto appunto. Un attimo ancora, dopo questo passaggio simbolico, un altro simbolo. Toglieteglielo. Un altro atto che sempre, diciamo, contraddistingue la fine di un mandato è la, come dire, svelatura, si può dire, del quadro che rappresenta il terzo rettore dell'Università di Foggia. Hai anche la stessa cravatta. Ovviamente sì, adesso. Allora, come ho già detto prima, sono molto noto per le gaffe. Ovviamente desidero esprimere veramente un sincero ringraziamento al professor Piero Di Terlizzi, che come noto è il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, che ha realizzato questo quadro con un taglio molto personale, che ho apprezzato, e veramente un ringraziamento. Esiste una prassi consolidata in tutti gli Atenei per cui, terminato il mandato, effettivamente bisogna procedere al quadro del rettore. Infatti, quando si va in Atenei importanti, domani andrò, cioè oggi pomeriggio parto, ma domani ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico di Urbino, che è un ateneo che vive da alcune centinaia di anni,
Per accedere all'ufficio del rettore si passa attraverso una galleria con una pluralità di quadri che risalgono al 1400 in poi, che sono anche sinceramente molto belli. Grazie ancora a tutti voi e poi una battuta sempre finale da parte della professoressa Sinigallo. Scusa, sì, mi ricordavo, pensavo qualcos'altro. Niente, allora consideriamo conclusa questa manifestazione, però adesso ci spostiamo tutti per un brindisi finale di commiato e di auguri al nuovo rettore. Grazie a tutti.